Civitavecchia sotto assedio del maltempo, il forte vento e la pioggia stanno creando diversi problemi sia in città che all'interno del porto, i particolari nel servizio. Le abbondanti piogge di queste ore, ma soprattutto il forte vento che si registra in città, sta creando diversi problemi. Sono tante le chiamate che arrivano e continuano ad arrivare ai vigili del fuoco, che solamente stanotte sono stati protagonisti di 5 interventi. Si è trattato in particolare di alberi caduti, proprio come quello che ieri pomeriggio si è abbattuto su un'automobile in via Pollodoro, pannelli pubblicitari, rami e cornicioni pericolanti e verifiche statiche di edifici. Alle 3 i carabinieri della radiomobile di Civitavecchia hanno individuato sull'Aurelia, nel comune di Santa Marinella, durante il nubifragio, una Fiat Panda condotta da un ragazzo ribaltata nella cunetta stradale e che aveva impattato con il tombino in cemento armato. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 che hanno collaborato alla delicata estrazione del ragazzo trasportato successivamente al San Paolo di Civitavecchia. Ovviamente le difficoltà di queste ore sono legate anche alle condizioni del mare, che risulta molto mosso e che ha per esempio portato a terra diverse imbarcazioni che erano ormeggiate alla frasca. Condizioni che anche ieri hanno creato diverse difficoltà, come la chiusura del drive-in all'entrata del porto e il conseguente trasferimento dell'attività di tamponi per chi arriva dalla Sardegna spostata all'ospedale San Paolo. Ma i disagi maggiori si sono registrati all'interno del porto, dove due rimorchiatori sono dovuti intervenire a sostegno della Costa Favolosa. La nave GNV da e per Palermo e Tunisi è stata spostata dalla banchina 28 alla 21, mentre la Tirrena per Cagliari non è neanche arrivata a Civitavecchia, saltando quindi la partenza delle 19.30. La città è nel mezzo dell'allerta meteo gialla, che era stata emessa giovedì dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e che annunciava condizioni meteorologiche avverse nelle prime ore di ieri e per le successive 24-36 ore, con precipitazioni da sparse a diffuse, rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento di burrasca dai quadranti occidentali fino a 45 nodi, con possibili mareggiate lungo le coste. Da lunedì prossimo riaprirà la sala prelievi del San Paolo. Sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 11. Al fine di evitare assembramenti, gli accessi saranno regolamentati tramite prenotazione CUP per un massimo di 50 accessi giornalieri. La ruota panoramica che sarebbe dovuta arrivare alla Marina al centro del sonetto di Pasquino dal titolo «Ma la ruota ando sta?» L'anonimo poeta dialettale libera la fantasia sulle possibili motivazioni che hanno portato l'attrazione lontano da Civitavecchia e lancia qualche stilettata all'amministrazione comunale. Sentiamo. Ma la ruota ando sta? Se sarà persa? Non doveva sta qui alla Marina a dar buongiorno a tutti la mattina e a rendere la vita un po' diversa? Er mare l'ha inghiottita e l'ha sommersa? Oppure hanno sbagliato cittadina? Alla Dispoli, che ci sta vicina, pare che c'è una ruota che imperversa. Forse che trasportandola per strada hanno proprio sbagliato direzione. Nessuno gli faceva il battistrada e l'autista era stanco e un po' coglione. Per non sbaglio, assortita all'autostrada, l'assessora sedeva in arripone. Anche l'associazione In The Clouds partecipa alla Race for the Cure, la giornata europea organizzata da Come in Italia per sensibilizzare e offrire esami gratuiti di prevenzione e mettere in campo nuovi progetti nell'azione di contrasto ai tumori del seno. Domani a partire dalle 16.30 al Parco Oliveto si svolgerà la Walking in the Clouds, una camminata per un gruppo limitato di 60 persone che saranno divise in due gruppi. L'obiettivo dell'associazione è promuovere l'importanza della prevenzione tra le giovani, sostenere la ricerca per combattere il tumore al seno e garantire la possibilità di ricevere cure di eccellenza per tutte le donne che si stanno confrontando con questa malattia. In caso di maltempo la giornata verrà spostata alla domenica successiva con lo stesso programma. Vediamo il breve spot creato dall'associazione. Salve a tutti, siamo pronti per la nostra Walking in the Clouds. Assieme a tutta Europa partecipiamo all'iniziativa di Comen per raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno. Sarà un evento molto bello, un pomeriggio pieno di sport, pieno di attività all'aria aperta in questo meraviglioso Parco Oliveto. Ringraziamo il Comune di Civitavecchia per il patrocinio datoci e la pizzeria Le Terme per la preziosa collaborazione. Alle ore 16.30 gli iscritti si ritroveranno all'ingresso per essere divisi in due gruppi.
All'inizio ci sarà l'esibizione dei ragazzi del timone che proporranno l'inno di Mameli con la lingua dei segni e poi partirà il primo gruppo con il riscaldamento insieme alle nostre istruttrici. Sempre, mi raccomando, badate nel rispetto delle norme anti-Covid. Il primo gruppo partirà per fare 2 giri di campo e nel frattempo il secondo inizierà il riscaldamento. I giri da compiere saranno 4, ma a metà percorso ci sarà una tappa con nuovi esercizi e d'altronde, ragazzi, dobbiamo tenerci in forma e qual modo migliore che venire a fare questo evento con noi. Naturalmente finiremo la camminata con un bel defaticamento, non c'è problema. Finita qua, secondo voi? Manco per niente, perché alla fine di tutto quanto ci ritroveremo insieme per un momento di chiacchiera, per scambiare qualche opinione e per ritrovarci tutti quanti assieme. Io intanto vado ad allenarmi perché non vorrei fare brutta figura. Allora, mi raccomando, avete capito tutto? Domenica 27 settembre alle ore 16:30. Io vado, Ciao, 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 ciao. È iniziato oggi e proseguirà fino a domani con orario dalle 9:30 alle 18:30 Terme in Fiore, la mostra mercato di piante insolite e rare, giunta all'ottava edizione che si svolge nel sito archeologico delle Terme di Traiano. All'evento interverranno oltre 40 vivaisti di tutto il territorio nazionale che esporranno oltre 2000 varietà di piante esotiche presenti in natura nei 5 continenti ed adattabili ai climi dei nostri giardini ed appartamenti. Piante tropicali, cactacee, carnivore, mediterranee, erbacee, bulbi, orchidee, begoni e quant'altro saranno in mostra insieme ad articoli di artigianato per giardini ed interni, prodotti per il benessere, l'alimentazione e riviste di settore botanico. Sarà presente anche un servizio di street food di qualità per chi vorrà trascorrere una giornata rilassata nella natura e sono previste visite guidate al sito archeologico. È tempo di tornare in campo in eccellenza per il Civitavecchia. Domani, dopo più di 6 mesi dall'ultima gara in campionato, i nerazzurri faranno visita alle ore 11 al Città di Cerveteri nella prima giornata. Il tecnico Caputo recupera Leone e la Rosa, ma rischia di non avere a disposizione Ruggero, non al meglio, e Serpieri, che probabilmente non verrà rischiato. Sentiamo l'intervista a Massimiliano Gravina, decisivo domenica scorsa in Coppa, con il calcio di rigore che ha dato la vittoria alla sua squadra. Massimiliano Gravina per il Civitavecchia, possiamo dire finalmente si torna a giocare per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Domenica avete giocato in Coppa Italia, dopo circa 6 mesi tornerete appunto in campo nel campionato di eccellenza, affronterete in trasferta il Città di Cerveteri. Si può dire che per il Civitavecchia è importantissimo partire bene e cercare di conquistare i 3 punti? Sicuramente sì, è importante partire col piede giusto, sarà una partita particolare perché comunque, come hai detto, dopo 6 mesi si torna finalmente a giocare in campionato. Siamo pronti, ci siamo allenati già bene da più di un mese e quindi non vediamo l'ora di scendere in campo. Per quanto riguarda il Cerveteri, si è dimesso il loro allenatore, quindi probabilmente sarà una squadra non serena, però magari avranno rabbia per cercare un risultato positivo. Che Cerveteri ti aspetti? Sì, sicuramente ci sarà un Cerveteri comunque che farà la guerra. Questa cosa dell'allenatore sicuramente l'avranno uniti ancora di più e quindi troveremo sicuramente un ambiente ostico. Invece voi che Civitavecchia ti aspetti, insomma, cosa dovrete fare voi? Ma noi siamo pronti, ci siamo allenati bene, ci conosciamo ormai da un po' di tempo, quindi siamo pronti. Tu domenica hai segnato il rigore decisivo, che cosa hai pensato in quel momento quando hai messo a segno quel rigore? In quei momenti, diciamo, sono molte le idee che ti passano in testa. Per fortuna è andata bene, è stata una gioia grande e il passaggio del turno comunque era un obiettivo che ci siamo prefissati e quindi siamo contenti. Ora c'è l'ufficialità. Domenica 11 ottobre si svolgerà una riunione pugilistica che rappresenta il grande ritorno della box nella nostra città dopo 3 anni senza eventi. Nel parcheggio di Via Sardegna, Campo dell'Oro, ben 3 boxer civitavecchesi saliranno sul ring dopo la lunga sosta forzata per il Covid-19 nella kermesse organizzata dalla scuderia Conti Cavini in collaborazione con Trixman. Il main event è quello di Cristian Gasparri, che se la vedrà con Sabato Sirica nella semifinale del trofeo delle cinture. Tornano a combattere, anche se con un incontro senza cintura in palio, Emiliano Marsili e Angelo Rizzo. Il peso leggero sarà impegnato contro Reyes, mentre il peso massimo avrà come avversario Bassett. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube TRC Giornale. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.